Nuova puntata del popolare People Show di Canale 5. C'è posta per te è tornato dopo la pausa della settimana scorsa per il Festival di Sanremo con un nuovo appuntamento ricco di sorprese e di emozioni. Gli ospiti della quinta puntata di C'è posta per te 2019 sono il bomber attaccante dell'Olympique Marsiglia Mario Balotelli. Ma anche il duo di attori comici Pio e Amedeo e l'amatissima cantante Alessandra Amoroso. La seconda storia della serata è quella del 19enne Michael e la madre Teresa. C'è posta per te, la storia di Michael e Teresa. Maria De Filippi ha introdotto Teresa, una madre di tre figli, avuti con due compagni differenti. La signora sta vivendo un problema con Michael, il figlio più piccolo che ormai non vede da diversi anni. A quanto pare, per necessità, la donna ha più volte dovuto mettere in secondo piano Michael figlio e questa cosa è accaduta molte volte. Atteggiamento ha provocato una rabbia al ragazzo al punto che non vuole perdonare la madre. Il ragazzo ha accettato l'invito di C'è posta per te e ha ascoltato le parole della consanguinea. Michael, però, non si è mosso dalla sua posizione dicendo che avrebbe potuto chiedere i soldi al padre che glieli avrebbe dati. La De Filippi ha cercato di far capire a Michael la presenza di una madre. Il ragazzo ha sofferto molto per gli anni passati senza il genitore, senza che nessuno cucinasse per lui, e solo con l'aiuto di suo padre. Dopo aver svolto diversi lavori ora il protagonista della storia è entrato nella fabbrica di suo padre ed è soddisfatto di se stesso. La madre le ha regalato un orologio, ma il ragazzo non è voluto tornare sui suoi passi. Malgrado le varie insistenze, la conduttrice non è riuscita a convincere il ragazzo ad aprire la busta alla madre.